Siamo in onda con ANG in Radio Basilicata, Youth Vox, un progetto di Vox Populi Grassano in collaborazione con Radio Quanto Basta per l'Agenzia Nazionale per i Giovani. Benvenuti per la prima volta sui nostri canali. Finalmente abbiamo l'onore di aprire con voi questo interessante palinsesto. Speriamo che lo sia, ce la metteremo tutta per fare in modo che lo sia. Io mi presento, sono la vostra Ivana Calabrese e sarò il vostro speaker in questa nuova avventura. Abbiamo fortemente voluto la realizzazione di questo progetto e siamo arrivati ad oggi all'interno della nostra nuovissima sala di registrazione nello studio a Grassano, in provincia di Matera, in Basilicata, dove è nata una delle 44 antenne radiofoniche inserite all'interno del network digitale istituzionale ANG in Radio. Non vi neghiamo che l'emozione in questo momento è davvero alle stelle. Io ho la fortuna di avere qui vicino a me due persone che sono diretti protagonisti del progetto che stiamo per aprire quest'oggi insieme a voi, e sono Giovanni Sigillino e Antonio Mangiamele, che rappresentano le due realtà che stanno dietro, si trovano nella gestione di questa nuova antenna radiofonica. Ciao Giovanni e ciao Antonio. Ciao Ivana. Ciao Ivana. Che piacere avervi qui per la prima volta nei nostri studi. Anche per noi. Che cosa si prova, ragazzi? Emozionante. Sì, è molto bello essere qui. Non potevamo non dedicare il primo episodio del nostro palinsesto proprio alla descrizione di quello che sarà questo nuovo interessante progetto che ci accingiamo ad eseguire insieme. Allora, è importante puntualizzare innanzitutto che si tratta di un progetto realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall'Agenzia Nazionale per i Giovani con il bando per la realizzazione del network delle radio digitali di ANG in Radio. Abbiamo deciso di chiamare questa nuova antenna radiofonica Youth Vox, sarà questo il nostro nome, perché unisce due parole chiave fondamentali. Da un lato c'è la gioventù, che sarà sia destinataria che protagonista dei nostri messaggi e della nostra radio, quindi destinataria nel momento in cui riceve queste preziose storie che vengono condivise, e protagonista in prima persona quando viene qui a raccontarle direttamente. E dall'altra parte c'è invece la parola Vox, che chiaramente fa riferimento alla voce, che è lo strumento principale attraverso cui la radio funziona. Questa è la nostra prima esperienza radiofonica e speriamo chiaramente che vada bene. Abbiamo delle grandi competenze alle spalle, i ragazzi di Radio Quanto Basta ne sanno molto per quanto riguarda il settore tecnico, però sicuramente sarà la prima volta che ci misureremo con questo nuovo strumento di comunicazione. Avremo modo così di acquisire nuove competenze in un settore del tutto nuovo e inesplorato per noi. Abbiamo scelto questo nome molto singolare, Youth Vox, non solo perché ha un significato importante, perché riunisce questi due elementi, ma anche perché fa riferimento un po' a tutta la nostra anima tradizionale in Vox Populi, quindi la volontà di unire presente, passato e futuro, perché da un lato abbiamo l'inglese, Youth, che quindi fa riferimento un po' alla direzione di sviluppo del nostro mondo globalizzato, internazionale, la nostra realtà di oggi, e dall'altra parte c'è appunto Vox, che è chiaramente una parola latina, e indica le nostre più profonde radici, altrettanto importanti e da non dimenticare. Dunque, quali saranno i contenuti fondamentali della radio? La nostra radio, Youth Vox, nasce con l'obiettivo di dare nuova luce, visibilità al nostro territorio, quindi alla realtà territoriale in cui si inserisce, che non è soltanto quella della comunità di Grassano, ma più in generale si estende fino ai confini della regione. Quindi saremo ben felici di accogliere ragazzi emergenti nel campo della musica, artisti, ma non solo giovani, nonostante il bando sia incentrato proprio sulla promozione del protagonismo giovanile, ma in generale tutte le persone di qualsiasi fascia d'età che vogliano venire qui a condividere la loro storia e le loro esperienze, nella convinzione appunto che la voce, e quindi l'esempio di qualcuno, possa davvero ispirare gli altri e incoraggiare le persone in ascolto a intraprendere nuove strade e aprire nuovi orizzonti. Per cui ai nostri microfoni sentirete spesso magari insegnanti, persone vicine al percorso educativo giovanile, educatori, animatori, persone provenienti da realtà associative, sportive, scuole, ma in generale di tutto e di più sicuramente. Non possiamo darvi solo nella nostra introduzione un riassunto completo ed esaustivo di quello che sarà il nostro ricco palinsesto. Ci impegneremo al massimo affinché lo sia. Un altro degli obiettivi fondamentali di qualsiasi antenna radiofonica inserita all'interno di questa rete di nuove radio gestite interamente da giovani under 30 sarà proprio quello di diffondere notizie relative alle iniziative dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e a quelle provenienti dal mondo Erasmus e Corpo Europeo di Solidarietà. Quindi rimanete sintonizzati anche per aprirvi uno spiraglio di informazione in questo settore. Molto spesso quindi sentirete degli ospiti che hanno avuto delle esperienze di studio o di lavoro internazionale. Vi invitiamo infatti a presentarvi, a contattarci nel caso in cui vogliate condividere la vostra storia, se siete dei viaggiatori, se avete avuto esperienze simili, perché daremo grande importanza anche a questo aspetto, nel rispetto per l'appunto di quelle che sono le finalità del bando.
Tra queste finalità rientra sicuramente la massima inclusione, il coinvolgimento di quante più persone possibili. Nel rispetto di questo obiettivo fissato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, abbiamo proprio deciso di riunire due realtà giovanili, due realtà associative, che sono quella di Vox Populi e di Radio Quanto Basta, che provengono da Grassano e da Tricarico, per cui saranno queste due organizzazioni ad essere alle spalle e a gestire la nuova antenna di Youth Vox. Ribadiamo quindi che la radio resterà aperta ad accettare qualunque tipo di contributo, ma allo stesso tempo ci tengo da subito a precisare che sia Vox Populi che Radio Quanto Basta prendono questo nuovo impegno con grande entusiasmo da un lato, ma anche con un grande senso di responsabilità, per cui non ci permetteremo mai di rubarvi anche solo 10 minuti del vostro tempo giornaliero per lanciare dei contenuti che non siano all'altezza del vostro ascolto. Quindi saremo sempre certi, saremo qui con la presenza, la certezza di poter effettivamente contribuire al diffondere messaggi, storie, esperienze che valgano la pena di essere appunto ascoltate. Tutto il materiale che sarà ovviamente prodotto nel corso di questo progetto sarà inviato anche all'Agenzia Nazionale per i Giovani, che è proprio l'ente che ha voluto la creazione di questa radio, di questa rete di radio giovanili. E specifichiamo appunto che l'agenzia è l'istituzione governativa che si occupa della gestione in Italia del capitolo gioventù del programma europeo Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà e altre iniziative rivolte alle nuove generazioni. Insomma, amici ascoltatori, attraverso questo nuovo servizio, tra virgolette, che viene offerto a tutta la nostra comunità, speriamo davvero di dare voce letteralmente alla nostra regione, alla Basilicata. E siete ben accetti nel caso in cui vogliate contribuire e partecipare qui con noi. Ascolterete sicuramente dei contributi importanti su tanti fronti, tanti sono gli argomenti che saranno inseriti all'interno del nostro palinsesto, per cui magari nei vostri giorni, una volta a settimana, o vedremo insomma come organizzare la pubblicazione di questi podcast, vi faremo compagnia anche con questa volontà di diffondere nuove conoscenze tecniche, informative, culturali, artistiche, di vario genere. Come vi anticipavo prima, ho qui al mio fianco i miei amici, collaboratori, membri del team radiofonico Giovanni e Antonio. Ragazzi, io vorrei chiedervi di spiegare ai nostri microfoni qual è il contributo che le nostre due realtà associative possono offrire, in termini di competenze, al progetto ANG in Radio. Inizi tu, Giova. No, vai, Andò, va. No, dai, fagli onori di casa. Va bene, dai. Allora, ciao a tutti, ciao Ivana. Ciao, ragazzi. Avremo tempo e modo di parlare di Vox Populi nel dettaglio. Ti posso dire che Vox Populi ha sviluppato grandi competenze comunicative, divulgative, attraverso la stesura di articoli, che appunto è stata la prima cosa che Vox Populi ha realizzato nel lontano 2013, cioè è nato proprio come un blog. Poi la realizzazione di rubriche video ed ora appunto la creazione di questa bellissima antenna radiofonica. Il pubblico che ci segue è numeroso e molto attivo. I nostri seguaci, se così si può dire, provengono dalla Svizzera, America, Germania, insomma da tutto il mondo. Addirittura abbiamo raggiunto 12.000 visualizzazioni in un solo video. Attraverso tutti i nostri canali facciamo sì che l'interazione con l'intera community rimanga sempre attiva ed efficace. I nostri ragazzi hanno sviluppato grandi competenze nel videomaking grazie alle videorubriche come Grassano a tavola, Viene Grassano, Cose perse e dimenticate, dove abbiamo appunto narrato, raccontato la cultura e le tradizioni grassanesi. Dopodiché hanno sviluppato una grande competenza anche nel parlare in pubblico, in eventi pubblici appunto, nella ricerca dati, informazioni, archiviazioni. E poi il nostro grandissimo Michele Enriquez ha i patentini per il drone. Quindi sa volare. Abbastanza in alto. E chiaramente c'è anche molto altro. In 6 anni di attività forse l'abbiamo dimostrato, continueremo a dimostrarlo, si spera. Ora passiamo la parola al nostro Antonio. Antonio, come mi rispondi tu invece a questa domanda? Allora, intanto sono contentissimo di entrare in questo studio, di inaugurarlo, ed è anche... devo anche notare la bellissima scelta estetica con queste giraffe in questo studio. Immagino sia stato Giovanni l'artefice. Comunque, esatto. Radio Quanto Basta in questo progetto credo possa dare una mano dal punto di vista tecnico. Infatti io sono davvero contento di poterla rappresentare insieme a Danilo, l'altro cofondatore del gruppo, perché sin dal 2012, dal giorno in cui abbiamo deciso di creare questo movimento, questa simile associazione, ancora dobbiamo aggiustare le carte, ma ci siamo. Comunque sono felice che la famiglia che si è creata intorno a Radio Quanto Basta fa sì che le competenze personali riescano a creare qualcosa di nuovo per il gruppo. Nel corso degli anni, infatti, al di là della crescita dal punto di vista
tecnica proprio in radio. Infatti noi veniamo da una scuola di radio fondamentalmente, quindi dal settaggio delle attrezzature, noi qui ci occupiamo proprio di questo, ma anche con le competenze personali sviluppate per piacere o per scuola, università, abbiamo dato il nostro contributo in vari eventi, come ad esempio la creazione di applicazioni o di sistemi, i bot, i famosi bot che interagiscono. Infatti anche in vari comuni abbiamo partecipato alla costruzione di alberi di Natale, una delle manifestazioni più belle che abbiamo fatto a Tricarico. L'Avis ci diede la possibilità di creare un bot su Telegram, su un'applicazione di messaggistica, con il quale accendere e scegliere il colore dell'albero per Natale, con un messaggio di auguri per i donatori. Appunto, quindi questa è secondo me la forza importante, e il nostro compito è proprio questo, quello di riuscire a portare le competenze personali, qualsiasi esse siano, la programmazione di un sito web, la sistemazione dell'impianto, la creazione di questa stanza, dall'installazione dei pannelli sonori proprio per la sala di registrazione. Credo che sia un'ottima sia occasione per noi per confrontarci con una nuova realtà, ma sia di crescita per entrambe le associazioni. Indubbiamente. Noi ovviamente ce la metteremo tutta per fare in modo che questo progetto vada a buon fine, in modo tale che possiamo appunto offrire il massimo, come del resto siamo abituati a fare con questa bellissima nuova collaborazione. Allora, chiaramente rimanete in contatto sui nostri siti, sui nostri canali, Vox Populi Vox Day, Idee per Grassano è il nostro, Radio Quanto Basta, lo trovate su Facebook, su Instagram, insomma ovunque, e seguite chiaramente anche il profilo dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Questo è tutto per la prima puntata, ci risentiamo sicuramente prossimamente con tutti gli altri podcast in programma. Avremo numerosi ospiti, la radio è sempre aperta, mi raccomando, rimanete aggiornati e in contatto con noi. Siete sempre benvenuti. Ciao. Alla prossima! Tutti.